Al via la demolizione degli alloggi popolari Ater di Viale Europa a Montesilvano. Le palazzine, costruite negli anni 40, saranno buttate giù in pochi giorni e qui, nella strada centrale della città, ci sarà una nuova costruzione che ospiterà 6 famiglie. L'idea di base del progetto non risponde solo a esigenze abitative, ma vede nell'intera area un nuovo luogo di aggregazione. L'importo complessivo è 1 milione di euro, sarà realizzato entro il 2023, tempo massimo. Sono 6 appartamenti, di cui 2 da 70 metri quadri e 4 da 45 metri quadri. Andremo a rifare una palazzina bella, sia a livello architettonico ma anche sicura a livello sismico, a livello di efficientamento energetico, quindi barriere architettoniche. Insomma, riqualifichiamo una zona che è centrale per Montesilvano. Il progetto di Viale Europa è andato a buon fine, è già stato finanziato l'intero importo dell'opera. La volontà dell'amministrazione, come più volte rimarcato anche da Marco Forcone, assessore alle politiche della casa, è quella di mettere mano anche al quartiere montesilvanese, diventato icona del fatiscente. Anche su via Rimini, l'Ater di Pescara ha avanzato progetti che però non sono andati a buon fine. Troppi cavilli tecnici legati al superbonus, che per l'edilizia residenziale pubblica resta un'occasione d'oro. Quella di oggi è una gran bella giornata perché, oltre a restituire, insomma, a delle famiglie 6 alloggi, perché in precedenza almeno 3 degli alloggi che erano all'interno della palazzina erano inagibili, restituisce anche un decoro a una via importante come Via l'Europa. Quindi c'è tanto da gioire, siamo felicissimi e siamo anche certi che non soltanto la città, ma soprattutto coloro che sono i destinatari, appunto, di alloggi popolari saranno davvero soddisfatti di quello che accade oggi. Molto attesa la nuova normativa del governo, entro la fine dell'anno allo studio uno strumento per dare liquidità a chi non è riuscito a monetizzare i bonus. In arrivo un finanziamento agevolato con garanzia pubblica. Per la CILAS, la comunicazione di inizio lavori, ci sarà tempo fino al 31 dicembre. L'obiettivo è ammorbidire la stretta con la quale l'esecutivo ha cancellato il 110% a partire dal 2023, con la sola eccezione di chi ha approvato la delibera sui lavori entro il 24 novembre.